Presidente, si vivono tante emozioni, ma la più grande emozione è proprio questa al triplice fischio finale. Arriva la vittoria con una giornata di anticipo. Eh sì, quest'anno è stata un po' dura vincere il campionato perché era abbastanza livellato verso l'alto. E vincere l'ultima giornata dà molta soddisfazione poi in casa, perché poi la prossima non si gioca. Presidente, ma questa vittoria comunque è il frutto di un grande lavoro di anni. Abbiamo anticipato le tappe, come diciamo prima. In 2 anni dalla D alla C1 è stato un bel salto. Costa sacrifici, comunque devo ringraziare lo staff, che abbiamo costruito uno staff all'altezza della situazione, e in più ci abbiamo dei ragazzi che vanno migliorando. Bene, grazie al mister, lo lasciamo ai festeggiamenti e tanto attendiamo l'arrivo del capitano Elvio Passannante. Dopo tanti anni di futsal arriva forse la vittoria più importante, non solo quella del campionato ma anche a livello personale. Beh certo, dopo tanti anni sicuramente tra lavoro e altre cose non sono riuscito ad andare mai in C1, quindi quest'anno è una vittoria tutta nostra. Travolti e andiamo comunque, riusciamo a recuperarlo. Dicevamo una vittoria per personale dopo tanti anni, ti premia anche la costanza di tutta la settimana, di tutti questi anni. Certo, e non solo a me, anche a tanti altri noi e comunque alla società, che sono comunque pochi anni che è nata, e diciamo 2-3 anni di Serie D, subito C2, saltarsi in C2 e poi trovarsi così in C1, e comunque vince il campionato con comunque ci sono 4 squadre, Minturno, Cisterna, pure lo Sporting Giovani Risorse, quindi è ancora più bello. Poi andare a Minturno, lì quando pensavamo tutti che ormai era playoff, andiamo lì e vinciamo. È una cosa, è ancora più bello, quindi è stata una gioia immensa per tutti. Grazie Elvio Passannante, il capitano. Attendiamo l'arrivo del tecnico Domenico Collu, ci sta per raggiungere, lo strappiamo all'abbraccio dei 6 ragazzi. Naturalmente attendiamo un po' Domenico Collu, partito da molto lontano, perché se andiamo un po' a ricordare la sua storia, dopo tanti anni a difendere la porta lontano da questo posto, adesso ti ritrovi ad alzare forse un trofeo importante anche a livello proprio personale, come persona. Sì, sono partito da lontano come hai detto tu, però consentimi dire che questo non è un trofeo personale ma un trofeo di questi ragazzi, perché l'hanno meritato tutto loro, si sono impegnati per tutta la stagione, abbiamo fatto una stagione incredibile con tanti sacrifici, e questo è giusto tributo, il trofeo è loro il trofeo. Ecco mister, quando iniziasti tu il futsal calcio a 5, come poi siamo abituati a chiamarlo qui nel nostro paese, nel bel paese, era totalmente differente, si percorrevano anche tanti chilometri per poter andare a giocare una gara. L'anno prossimo ti ritroverai un po' a ripercorrere quei chilometri che hai percorso tanti anni fa, ma soltanto dietro le quinte, quindi sulla panchina. Allora, di chilometri quando giocavo ne ho fatti tantissimi, perché il futsal all'epoca si giocava solo a livello regionale, noi che giocavamo col Gaeta eravamo tutti la squadra del sottocontino, le trasferte, mi ricordo si giocava il martedì alle 9 di sera e tornavamo alle 2 alle 3 del mattino da Roma. Adesso non lo so se la società mi riconfermerà, ci metterò piede l'anno prossimo dietro la panchina, ma con dei ragazzi meravigliosi, ed è giusto che quell'esperienza che ho fatto io da giocatore la faccia una volta, anche se adesso il futsal è totalmente diverso da quello che giocavo io. Mister, tu hai indicato però la vittoria per i ragazzi, ma c'è forse qualche cosa, non un sassolino, perché non ne vogliamo in una giornata così tanto bella di festa, hai veramente comunque lavorato tanto insieme a questi ragazzi, e però non possiamo dimenticare quanto tu a livello personale abbia lavorato nel corso della scorsa estate, quando per
poter ottenere il famoso patentino, quindi una qualifica vera hai dovuto sudare. Allora, diciamo i chilometri ne ho fatti, ecco, ma tantissimi, perché per tre mesi, tutti i giorni, tre mesi ho dovuto fare 500 km al giorno, anche vero, ero il più lontano del corso. Ho fatto sì dei sacrifici che adesso me li sto godendo, però non è tanto il patentino quello che ti consente di fare questo tipo di risultato. Questo tipo di risultato è venuto perché ho dei ragazzi straordinari ed è tutto merito loro, ma non voglio dimenticare che qui al mio fianco, che tutti dicono il mio secondo, ma non è assolutamente secondo a nessuno, perché è già un allenatore fatto, e grazie anche ai suoi preziosissimi consigli, oltre a quelli di tutto lo staff. E vorrei ringraziare appunto per questo Massimo, che mi è stato vicino e ha lavorato insieme a me duramente, e lui può capire tutti i sacrifici che abbiamo fatto quest'anno per ottenere questi risultati. Un grazie particolare lo devo a Ivano Di Vezza, il nostro preparatore atletico, che senza il suo lavoro forse questi ragazzi non correvano in questo modo. Un grazie particolare al preparatore dei portieri Giuseppe Di Nucci, che è venuto in un secondo momento. Un grazie anche ad Antonio Ginepro, che era prima con noi come preparatore dei portieri, ha lasciato perché è andato a prendere altre, ha preso altre strade, e poi però il subentro di Di Nucci, anche lui un ex portiere, ha fatto sì che oggi, non lo posso dire senza essere smentito, Luca Napolitano, a mio avviso, se non è il più forte, ma uno dei migliori portieri della C2, grande crescita. E poi che devo dire? Ringrazio la società che mi ha dato la possibilità di essere qui. Se non avessi avuto la possibilità della società, oggi non ero qui a festeggiare. Hanno creduto in me e dovevo ripagare la fiducia. Mister, ti abbiamo lasciato esprimere tutta la tua gioia, però non possiamo a questo punto non cedere il microfono, ma quantomeno lasciare un piccolo spazio, l'hai menzionato, a Massimo. Vieni, gli occhi gonfi di gioia, di lacrime, però riusciremo a strappargli sicuramente qualche parola. Difatti non voglio lasciargli un piccolo spazio, gli lascio lo spazio che merita, perché è stato un condottiero insieme a me, ed è giusto che merita anche lui le lodi e la gioia di questo risultato. Ecco Massimo, come si riesce a trattenere tante volte delle decisioni che vorresti prendere tu, anche se diciamo però devi stare un po' a rispetto del ruolo? Assolutamente, io con il mister condivido tutte le scelte, quelle che sono sue fanno bene a lui, quelle che sono mie altrettanto, quindi comunque ci troviamo benissimo, tra noi due ci scambiamo le opinioni ogni minuto e secondo, sempre in panchina, condividiamo tutto, perché per la forza di un gruppo è soprattutto questo, andare d'accordo sulle scelte, soprattutto non creare mai delle cose che, se uno ha una cosa che pensa che non vada bene, comunque deve cercare anche di trattenerla appunto, e cercare di capire qual è il motivo per portarla avanti. Quindi complessivamente ringrazio sempre il mister, perché effettivamente lui di esperienza non può più di me. Io diciamo ho sempre calcato campi a livello molto dilettantistico, è la prima volta, ho vinto un campionato di Serie D, ho vinto questo di C2, per me è una grande soddisfazione sinceramente. Bene, grazie mister, grazie anche a Massimo, due mister.